Hi guys, Fala Galera Chicos, ciao ragazzi, benvenuti sul canale di Zoalfix. Come sempre, siamo qui in una gara con la Entity, dovrebbe essere un Warride, guardate ragazzi, enorme, americano. E quindi ho voluto fare, scegliere la Entity perché ho pensato, Warride fine, lungo, ok, la Entity dovrebbe essere quella la buona. Non vedo nessuno qui però con la Entity, raga, forse sono stato l'unico a fare sta scelta, vediamo un po'. Partiamo subito con Warride qui, sì, senza proprio, a freddo. Sto facendo anche un giro, raga, vediamo un attimo. Cazzo, partiamo benissimo. Ovviamente era ironico, raga. Vediamo un po' se è possibile farlo con la Entity. Ho fatto una cazzata. Vediamo un attimo, raga. Poggiamoci. Sembra qualcosa di veramente difficile. Vediamo un po', raga. Ok. Qui ci appoggiamo. Cazzo, raga. Oh, oh, oh. No, raga, ma perde. No, cazzo. Raga, perde l'equilibrio l'Entity. Non ce la fa di potenza. Vedete, va proprio. Cazzo, raga, sta un cazzo di problema sta cosa qua. Ha messo pure due giri a sta car. Che cazzo è lì questo appoggio. Dai, Entity, raga. Allora, appoggiamoci qui. E poi saliamo, raga, ok. Devo dare dei colpi veramente forti. Perché vedete, raga, perde le. Cazzo di equilibrio sta auto di merda. Tra l'altro si può cittare, ho visto. Praticamente c'è una parte del Warride dove si potrebbe scendere e prendere il checkpoint. Ma vabbè raga, noi facciamo tutte le cose per bene. Non pensiamo a cittare, robe del genere. Madonna mia raga, ma è difficile mantenere la Entity qui perché se ne scivola proprio, scivola. Questo davanti ha fatto una brutta fine. Ok, questo Warride qui è molto più largo. Terza posizione per noi. Terza posizione. Terza posizione, raga, non siamo primi. Vabbè, abbiamo un secondo giro, quindi possiamo farcela assolutamente. Dov'è qua, raga? Mamma mia, stiamo andando troppo veloce. Dov'è che si va qui, raga? Ok, a destra. Dov'è lì? Perché, c'è qui la grappa, ho visto quello, raga. No, oh, cazzo, mi ha salvato quello. Avevo visto quello che stava facendo il Warride sul muro. Visto quell'auto lì. Mi ha fatto capire che dobbiamo fare Warride. Ok, perfetto, raga. Dov'è il checkpoint? Sta qui il checkpoint. Preso il checkpoint. Ah, qui dovevo fare tipo strike. No, no, vaffanculo, non lo faccio strike. Raga, dov'è il checkpoint laggiù? Devo andare qua, non lo so. Sinceramente il checkpoint messi malissimo. Ok, sì, il checkpoint qua. Ma messi proprio a caso il checkpoint, vabbè. Non è che gli costava qualcosa mettere un altro qui. Ah, dobbiamo tornare. Bene, quindi dobbiamo fare andata e ritorno per due volte. Bravo Alfix. Bravo Alfix, sono un testa di cazzo, raga. Durerà un'infinità sta gara di merda. Però si vedrà veramente chi sarà bravo a fare solo Warride. Prima posizione per noi per ora. Per ora. E ora, raga, la parte più facile viene prima. Poi dopo viene la parte più difficile. Appoggiamoci come prima. Marona, raga, la Entity non ce la fa a mantenere. Potete vederlo, raga. Non ce la fa l'Entity a farlo. Non mi sbagliare ora perché ti uccido. Preso il checkpoint, prima posizione, alla prima ragazzi. Alla prima. Andiamo così. Andiamo così, voglio un cazzo di like solo per questa cosa. Pure se perdiamo la gara. Ora? Un ride di qua, no questa volta? No, non c'è il ride stavolta, mi ha trollato. Ok, perfetto. Questa volta qui il creatore ha detto no, non voglio farlo. Secondo giro ragazzi, concentrazione, ce la possiamo fare. Dobbiamo assolutamente farcela di nuovo. Mamma mia ragazzi, forse ho fatto benissimo a prendere la Entity. Perché con la T20 o la Series sarebbe stato forse più difficile. Vabbè, quasi ci siamo spanculizzati. Ripartiamo a concentrazione, raga. Ovviamente vi lascio il link in descrizione di questa gara. Il Warride americano. Ok. Ok. Meglio forse dare più piccoli tocchi, raga, con la Entity che ha pochi tocchi ma grandi, perché la Entity perde. Vabbè, una volta, raga, una volta avete preso la mano. E questo è il risultato. Grande, grande, grande così. Mi fa piacere, raga, che sta andando bene così la gara. Non è ancora finita. Ormai sono pronto e sempre sono. Non mi sorprendo mai di nulla perché capitano sempre cose strane nelle mie gare e sfortune varie. Però questa volta, raga, mi sento che sta andando veramente bene. Ok, qua una curva fatta un poco di merda. Abbiamo 50 secondi dalla seconda posizione, quindi bene così. Ora possiamo provare qui Warride. Dobbiamo salire, abbiamo capito prima. Prima un po' a caso sono salito e ho detto, vabbè, dovremmo prendere chissà cosa. Qua facciamo strike. O no? No, non lo facciamo strike, raga. Lo sporiamo. Che cazzo è? Vabbè, ok, bene così. E andiamo a prendere l'altro Warride, ragazzi. Il ritorno. Sperando che lo facciamo di nuovo alla prima. Sarebbe fantastico aver fatto per tre volte sempre alla prima. Cioè, non proprio alla prima,
la volta del ritorno abbiamo sbagliato all'entrata, come sbagliamo anche ora, no raga? Se vado troppo veloce si sbaglia. Ripartiamo. 37 secondi, non sono più 50 come prima, raga, quindi dobbiamo stare attenti a curbside e agli altri che sono bravissimi e buonissimi piloti. Quindi attenzione, raga. Oh, mi sono dimenticato di appoggiarmi lì. Stanno per arrivare, raga, stanno per arrivare. E non vorrei perdere questa occasione, raga. Anche se comunque mi va bene come si è andata, raga. Peccato che non ho messo un giro perché avrei già finito la gara. Appoggiamoci, raga. Manteniamo. Mamma mia, raga. All'inizio è difficilissimo mantenere. No, è difficile, raga, mantenere sta cazzo di auto. Scende, va giù, non si mantiene, non ho capito perché. È come se ci fosse troppa poca curva nel wall ride. E quindi l'auto tende a scendere, raga, a scivolare. Lo sapevo, raga, me lo sentivo, raga, seconda posizione. Forse pure terza. Scusate il silenzio, raga, mi devo concentrare. Meglio mantenerci più alti qui che più bassi, perché facciamo la fine di prima. E andiamo così, prima posizione per Zolafix. La gara deve essere nostra, assolutamente, obbligatoriamente. Perfetto così, ragazzi, voglio un cazzo di mi piace per questa gara. Raga, spero che questo video vi sia piaciuto, questa gara vi sia piaciuta. La lascio in descrizione come sempre. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio e un abbraccio dal vostro Zolafix. Ciao ragazzi.